Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». Parola del Signore. Riprendiamo il cammino nel tempo ordinario. Dopo il tempo di Natale, seguiamo Gesù nel suo ministero pubblico e oggi ascoltiamo la voce del Vangelo di Giovanni. Questo è l'anno di Matteo, però ogni tanto c'è un'incursione, diciamo così, del Vangelo giovanneo lungo tutti gli anni liturgici. E abbiamo ancora una volta la figura importante del grande testimone, dell'ultimo dei profeti, Giovanni Battista, che indica Gesù con una frase che ripetiamo in tutte le messe: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo». E Giovanni, oltre a indicarlo con questo titolo così importante, colui che prende su di sé il peccato al singolare, come se tutti i peccati facessero massa e diventassero un unico grande peccato che ha la sua radice nell'idolatria, cioè nel non seguire il Dio vero, nel costruirci un Dio a nostra misura e a nostra immagine. Ecco, questo è il peccato, secondo Giovanni, l'Evangelista, da cui derivano tutti gli altri peccati. Ecco, dopo questo, dopo aver indicato Gesù, Giovanni racconta, testimoniò, perché è un processo il Vangelo di Giovanni, allora Giovanni Battista è il primo testimone della difesa, diciamo così, e dice: «Io ho visto lo Spirito scendere come una colomba su di lui». Racconta il battesimo che abbiamo ascoltato domenica scorsa e dice: «Io non lo conoscevo, ma chi mi ha mandato, cioè Dio, a battezzare nell'acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo». Anche per far capire anche la differenza fra i due battesimi: c'è il battesimo nell'acqua di Giovanni e c'è il battesimo nello Spirito Santo, quello di Gesù. «Io non lo conoscevo», dice Giovanni. Ecco, questa frase potremmo forse applicarla a ciascuno di noi. Conosciamo veramente Gesù? In un altro punto del Vangelo Giovanni Battista dice: «In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete». Ecco, noi l'abbiamo sentito parlare fin da bambini, al catechismo, quante catechesi, quante prediche, quante volte abbiamo sentito parlare di Gesù, ma lo conosciamo veramente? È vero che non si finisce mai di conoscere già un'altra persona, figuriamoci la persona di Gesù, però è anche vero che dobbiamo proprio porci questa domanda: se conosco, cioè conosco, nella Bibbia conoscere vuol dire fare esperienza, entrare nel mistero profondo dell'altro, dell'altra persona. Conoscere per l'ebreo è proprio sperimentare, toccare con mano quasi il cuore delle cose e il cuore delle persone. E allora chiediamo al Signore che ci aiuti ad avere una conoscenza sempre nuova, sempre più profonda di Lui, ad avere un'esperienza di Gesù nella nostra vita che sia non superficiale, non fatta solo di qualche preghierina, di qualche pensiero pio, ma che vada più in profondità, che continui a cercare di incontrare davvero il cuore di Gesù, l'agnello di Dio, che prende su di sé anche il mio peccato, che dà senso alla mia vita e che mi spinge sempre oltre, che mi fa sempre iniziare di nuovo. Come ha detto San Gregorio di Nissa, un padre della Chiesa,
la fede cristiana, la fede va di inizio in inizio verso un inizio che non ha più fine. Ecco, con Gesù c'è sempre un nuovo inizio ed è molto bello perché vuol dire che è sempre qualcosa di fresco, di nuovo, di qualcosa che ti stupisce, no? Che genera stupore. Ecco, quindi non abituiamoci mai a Gesù, all'idea che abbiamo di Lui, ma cerchiamo sempre il suo volto, come dice la Scrittura, il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto.